Mi diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lenga che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Il distretto biellese è veramente conosciuto nel mondo da tantissimi anni, però quando è partito il processo di globalizzazione, Biella ne ha subito conseguenze, credo veramente anche molto peggio di altri distretti in altri settori italiani. Biella ha visto sparire centinaia di aziende, anche nell'area in cui sono io, che è questo paesino, Cerveto Castello, era una zona di filature, e praticamente sono sparite tutte. Sono rimasti i magnifici brand alti, sono spariti quelli nella fascia intermedia che lottavano un po' col prezzo, non erano caratterizzati, e invece hanno sopravvissuto aziende come la mia, quindi aziende piccole, creative, che quindi investono molto sul prodotto, sulla creatività. L'anificio subalpino nasce nel 1976, quindi sono più di 40 anni, ed era di mio suocero. E purtroppo è mancato giovane e nel 96 abbiamo preso in mano noi la struttura, una piccola famiglia, io, mia moglie e mio cognato, siamo noi tre, un'azienda piccola che produce tessuti per abbigliamento, classico, tradizionale, vuol dire abiti, giacche, pantaloni, cappotti ed accessori. Che è un po' il prodotto tipico biellese. Noi abbiamo cercato di diversificarci un po' di più rispetto agli altri, lavorando di più sul mondo della fantasia. Ogni stagione rinnoviamo le nostre collezioni per l'80%, quindi disegnature nuove, e da una decina di anni abbiamo affiancato ai nostri prodotti tradizionali una linea di articoli ecosostenibili che sta riscuotendo successo, cresce per fortuna con un messaggio di ecosostenibilità in cui bisogna assolutamente lavorare sempre di più. La linea green si differenzia in diversi tipi di ecosostenibilità. Abbiamo proprio tipologie in cui prodotto chimico zero, zero totale, adoperiamo i materiali esistenti in natura, quindi il pelo del colore dell'animale che noi tessiamo, laviamo con l'acqua di biella e garziamo. Non crea nessun tipo di sofferenza all'animale, esattamente così abbiamo anche una pura lana in cui adoperiamo solo i colori delle pecore, facciamo varie armature di tessuti, uniamo i vari colori. Questo sembra a prima vista un articolo classicissimo come abbiamo tanti biellesi, è una pura lana, sembra un super 100. In realtà anche questo è tinto, ma non è tinto con niente di chimico, ma con tutti materiali naturali. Ci appoggiamo a una tintoria, fra l'altro, della nostra zona, che adopera solo materiali naturali per arrivare anche a fare un nero. E questo è un secondo argomento di ecosostenibilità. Ne abbiamo una terza, sempre nella collezione invernale, quindi laniera, in cui adoperiamo dei materiali riciclati. Abbiamo un fornitore di filo che recupera gli scarti delle filature biellesi e fa un filo che noi riadoperiamo, un po' nell'economia circolare di cui si parla molto oggi. Ogni articolo della nostra linea green è certificato da Tessile Salute, che è proprio un ente certificatore che fa parte della Camera della Moda e dei ministeri italiani, e siamo contenti di continuare a portare avanti questo tipo di messaggio, soprattutto per le persone che indossano i capi fatti con i nostri materiali. La linea green, lo confesso, nei primi anni non aveva successo. Se devo prendere degli ultimi 10 anni, la linea green ha fatto dei margini di crescita ma neanche paragonabili. Oggi il materiale green, la materia prima, è ancora un pochino più cara perché i numeri non sono ancora ma sta diminuendo il gap. Anche qua, come per la tintura, come cotoni e lini, nel mondo green, ecosostenibili, bio, si stanno vendendo di più. Quindi evidentemente chi le fa, chi le fila, riesce ad avere economie di scala, perché comincia a fare dei volumi importanti. Io spero che il futuro sia senza materiali chimici, se non proprio obbligatori per tenere insieme qualche tipo di colorante, ma che spariscono completamente. Vedo un'Italia che cambia, che cresce, che migliora.
spero che sia l'Italia che accetta anche un po' di più le culture diverse che vengono a trovarci. È un paese che amo, che vedo cambiare positivamente, quindi viva l'Italia che cambia, che continua a cambiare in maniera positiva.